6.44, è la vettura che detiene il record di velocità assoluto nel mondo del delta. Naturalmente c'è grande passione, la curiosità che la guida il sindaco. Stiamo parlando del sindaco di Borgo Tossignano, vicino a Imola. Rama Racing. Manazzano con questo rolling burnout, prima volta per queste vetture che corrono nella strip di Rivanazzano. Fantastico, c'è anche gli stop, mi fanno notare, eh? È molto vicino al regolamento stradale, c'è anche gli stop che si accendono, effettivamente la classica vettura per andare a fare la spesa all'Esselunga. Prepararsi a mettere le mani sulle orecchie. Spruzzata del NOS. In abbondanza. Stoi è pronto per il suo lancio. Ha dovuto mollare, ha perso aderenza, troppa potenza. Ha alzato il piede.
con il Dodge Charger. Da Segra numero 227. Attenzione al Maggiorino, la partenza potrebbe giocare un bel jolly in... Arriva dalla scuola Junior Blaster con la sua Pontiac Trans Am GTA, una ragazza di 20 anni, una Pontiac del 79, ha vinto qua l'Hill Race nel 2019 e arriva dalla Junior Blaster. Ragazza giovanissima ma molto brava, molto precisa nella guida, sempre di più vediamo le affermazioni delle ragazze che guidano e capiscono il meccanismo del drag racing. Macchina ben bilanciata, va via giusta, hanno fatto due rossi, 31. Eccola un'altra ragazza, per la prima volta da Milano, Jungle Kia, Chiara Giannoni, una new entry all'esordio, prima gara in tutto, usa l'auto di Robby Bonasso, che avete capito, il fidanzato, Team PMG Racing, una bellissima Chevrolet Monza del 1975, è la sua prima gara di drag racing. Questa è la categoria 3 dove ci sono 5 vetture con 3 ragazze, in poche parole la classe della gnocca. Vediamo Chiara, Jungle Chiara, singola, nessun rischio. Chiara Giannoni che in questo momento ha il nono tempo in qualifica. Chiamiamo le vetture, stanno arrivando, sono in fondo allo schieramento. Giornata intensa perché ieri hanno fatto due lanci, oggi sono al quarto lancio e tutto si è svolto sotto una temperatura di oltre 30 gradi. Sesto lancio, 4 oggi più 2 di ieri. Manuel Cassinelli all'ingresso pista con il numero 101, iniziamo lo schieramento della 1. Roberto Bailo in doppia veste di organizzatore pilota con la sua bellissima Pontiac Trans Am e con il numero 115 Daniel Meyer dalla Svizzera con la Ford Mustang GT500. Vetture stilose di riferimento per quanto riguarda. È facile trovare quando siete a Pavia questa vettura, la 101, vettura stradale di Roberto Bailo, la Pontiac Trans Am. Line lock blocca le ruote anteriori per andare a fare il burnout. Roberto e Bailo al sesto tempo in questo momento. Arriva il bel Maggiorino numero 113, Platner Sébastien dalla Francia, quella
Maggiolino Cox, 1963 anni che corre qua a Rivarazzano, la colonna romana. Vettura che ha vinto il primo premio per miglior vestimento. Fermato in Italy, Papis, la colonna romana, numero 150, è ritornato a correre Aurelio Papis, il gladiatore, old school, 1400 centimetri cubici per il maggiorino di Papi, 260, circa 280 cavalli per Papi sotto il cofano del maggiorino. Sfida Italia-Francia. Numero 208, Dimitri David Costes dalla Svizzera con la Chevrolet Camaro, dall'altra parte col numero 136, andiamo a vedere, dovrebbe essere Daniele Albahari, inconfondibile la sua livrea, i fuorilegge, ma anche il loro presidente Paolo Damiano, dalla classe A2 ritornato in A1 con il suo Dodge Coronet nero. Street Outlet, il fuorilegge della strada, la mitica scritta a cui era stato fatto anche un telefilm della serie americana. E col numero 107 Laurent Arnoul, che ha vinto il race qua nel 2019 davanti a bronzo a Paolo Damiano con la sua Chevrolet Chevelle del 1967. Thank you.
89, Giacomo Giubecia dall'Italia con la Fiat Grande Punto GT a gasolio, attenzione alla fumata nera, e col numero 106 François Piter dalla Francia. Undicesimo Giacomo in qualifica, il Piter mi sembra, se non ho visto male, intorno alla decima posizione. Questo è l'ultimo turno di prove di qualifica ufficiale, mentre domani mattina si inizierà ancora con un turno di qualifica ufficiale. Jack Sparrow, questo è Max Sparrow, 650 cavalli, non usa il Nox, con questa bellissima Plymouth Satellite, il pirata dei Caraibi che in questo momento ha il quarto tempo. Max Sparrow, anche lui della squadra 2000 Motors da Nichelino Torino. San Diego arriva a tanto lavoro, 250 cavalli, un maggiolino del 1963, solletico rosa, tickle pink. La storia è che la persona che gliel'ha venduto hanno dato il nome ai suoi genitori a questa vettura perché è stato concepito in un hotel sulla costa. Incredibile questa storia, però attenzione, questo è un maggiolino che ha vinto il Wide Open 2018, dove aveva battuto in finale Cedric Limassé, quindi grande trionfo per il maggiolino, ma grande esulto per tutto il pubblico. È uno dei maggiolini da tenere d'occhio, perché se con quattro ruote sei incerto, parti con due e tieni aperto, potrebbe partire su due ruote, potrebbe fare l'impennata al maggiolino. Ci sono alcune foto di alcune passate stagioni con i maggiolini. Numero 648, Martin Leitner dalla Germania, con la Chevrolet Camaro contro il maggiolino. Andiamo all'allineamento. Corone a Paolino Villa, 11-20, tempo dichiarato. Best time per la categoria Pro E-T
sei pronti? Robert Rüdiger con la Chevy Nova dall'Austria rientra mentre abbiamo il numero 6. Allora attenzione, comunicazione di servizio di richiamo per le 40 vetture che hanno alzato la sbarra al pub. Universal Pub, stanno arrivando i carabinieri, è arrivato il proprietario? È arrivato il proprietario, attenzione, la denuncia per 40 macchine, non si alzano le sbarre per parcheggiare. Adesso il proprietario ha chiamato i carabinieri, quindi veloci, dovete spostare le vetture sulla rotonda dove c'è il pub. La giornata di domenica è destinata alle eliminatorie, ma si inizia ancora con il primo ricaduto. Numero 619, Gianluca Bertolini per la Chevrolet Camaro. Dall'altra parte del numero 603, Armin Wittmann dalla Germania per la Chevrolet Camaro.
cavalli, la vettura pesa 513 kg. La fidanzata, anzi la moglie, la mitica Romina, di fianco, di fianco al suo Shorty, degli amici Shortino, noto preparatore Harley Davidson, nonché curava le moto di George Clooney. Pinto 10-8, dall'altra parte 11-5, arriva Fabrizio Ricciardi da Torino con il suo pick up diesel modello Euro 7, un modello che piace molto a Greta Thunberg. Attenzione al monoturbo gasolio. Attenzione al pick up, una volta lavorava turbina su turbina, era una vettura difficilissima da guidare, è una vettura che ha un problema quello di scaricare la potenza a terra perché è molto leggero. Fabrizio Ricciardi da Castagneto Torino con Dodge Ram monoturbo pick up diesel 1000 cavalli più 200 di NOx, arriva pensate a fino a 1200 cavalli e pesa 2200 kg, come dice lui NOx backfire turbo bye bye. Guardiamo l'allineamento millimetrico curato da Marco Furiani, il fidanzato che ha insegnato e trasmesso il virus del drag racing. La nostra Chiara che ha già vinto un anno qua a Rivanazzano ha eliminato tutti gli avversari uno dietro l'altro. Super Chiara! Lo sapevi? Ha vinto il gasolio. Ma tu che il gatto negro 666 insieme a Robby Bonasso che lo sta portando in allineamento sotto la tenda PMG Racing. Vettura preparata da Chico Oliver, il più grosso animatore delle serate notturne a Milano. Ci manca poco che ci portava anche Milenco a Rivanazzano e poi era il delirio. La Chevrolet il Camino del 69, 740 cavalli, non usa il NOx, cambio automatico, un secondo posto all'Oil Cup 2019, ma soprattutto la terza gara che fa qua Rivanazzano nella categoria Proti 10-90 per Oliver. Beppe Palamara va a seguire l'allineamento di Steven Cavagna.
Rocky Bonasso. Un'avventura incredibile con due ruote da ciclo motore all'anteriore, modalità foto in bianco e nero, e torniamo negli anni 60. Dall'altra parte col numero 610, attenzione, Marco Grandini, boss di GPS Garage, con il Dodge Coronet 1100 cavalli per il pilota di linea Rolfo. Ha lavorato tutto ieri per sistemare la vettura. Ma attenzione al Kraken con gli scarichi tagliati al cielo. Out, ferma. Vettura dalle prestazioni molto performanti. Vediamo il Kraken fuori il paracadute. Vediamo cosa realizza. Sfortuna nera per il boss di GPS Garage, Grandini. Purtroppo non esce il tempo. Applauso per Marco Grandini, ragazzi. Non deve mollare, c'è ancora un turno di qualifica domani mattina.
attenzione Steve Marconato, il pilota 150. Thank you.
pronto per il delta. Monte Carlo.
dietro un'altra vettura Shuma Motorsport. Con il numero 706, Oliver Pettol. Negli anni 30 con la Ford che va come un missile, a volte l'estetica inganna. Vettura ben preparata, sentite come suona la vettura svizzera di Christian Zulop, la Ford Model A del 1931. Yeah.
8700 centimetri cubici, il cavallo con i nostri in questo momento è verticale al 10%. Italiano Vinto Ballo, il gol in tutti i resti dell'organizzatore. E Issa, la giovane ragazza dello stesso tempo di papà, la ragazza del nostro mondo. Passione, virus trasmesso dal papà, ha fatto il suo esordio quando nel 2017 Melissa. Lui ha corso più volte a Hockenheim, lo conoscono anche all'estero, il pilota di Cicognola, Kiko Ballo, Ballo Brothers. Pronto a cercare il tempo, è già qualificato perché non c'è il tempo. Passa in primi 16. Buono, 9-2, tanta roba, 240 all'ora, di scioltezza senza rischiare niente. Adesso abbiamo ancora delle vetture da sparo, le stanno preparando. Un Kiko Ballo che porta in casa ancora un tempo sotto i 10, niente da fare. Quando decide di entrare veramente un martello come l'Hammerball, il martello che ha disegnato sopra la ruota anteriore, vettura curata nel garage di MMP Racing. Ritorna Melissa un po' intossicata dal Nox. Oggi farai la cucina. Devo mangiare le 2:30. Ancora, vedo ancora delle vetture là pronte a entrare, ce n'è ancora una? Ok, allora facciamo preparare, abbiamo l'esibizione del vetture classico.
15 e 0,65 e ha volato, ha tirato sul piede. O è lui lo junior? Ma l'ha già fatto. Thank you.
pista